leggere invece una poesia classica per me, non è ancora classica, non si studia a scuola, non si studia mai a scuola questo, però parla delle donne, quindi parla di una questione importante. Importante davvero, perché più o meno il 50% di importanza di tutto quello che succede, forse anche di più, dicono. Sentito, Le carte in tavola è una poesia che ho scritto un po' di tempo fa, però non parla solo di donne, parlo di donne fino a un certo punto, poi sbacca. Io per il contratto devo leggerla tutta, capirete quando inizio a sbaccare. Sentito, Le carte in tavola. Ho visto donne uscire in lacrime dal proprio parrucchiere, maledicendo tinte messe in piega, tagli, colpi di sole sbagliati. Ho sempre pensato che i cessi pisciati sia colpa dell'uomo, finché una donna mi ha confessato che tra non sedersi, esse sono in grado di farla stando intrespolate in piedi sulla tazza e spisciazzando tutto. Ho visto donne strapparsi l'odiato vello dei loro corpi morbidi utilizzando tecniche degne di un inquisitore medievale, soffrendo in silenzio. Ho visto gambe traballanti su tacchi inauditi sfidare le leggi della gravità, dell'equilibrio e del buon senso. Ho avuto più volte la certezza che le borse delle donne siano portali dimensionali verso la sfera dell'entropia. Quasi tutte le donne si guardano di nascosto su qualsivoglia superficie riflettente ogni qualvolta si presenti l'occasione per vedere se sono belle. Se la tua donna non lo fa mai, preoccupati, potrebbe essere una vampira. Da quando sul mio blog ho messo una poesia che si intitola Io ho visto le donne nude, ho ricevuto ad oggi 18.414 visite di gente che cerca su Google donne nude, contro 18.290 che cerca il mio nome e cognome. La poesia è stata inserita 6 mesi fa, il blog è stato aperto 5 anni fa. Io immagino che chi cerca donne nude su internet all'alba del 2011 non possa avere più di 12 o 13 anni. Se io avessi avuto internet a 12 o 13 anni, mi sarei devastato di seghe. Garantito il limone verde, signor. Mi spiace di essere andato fuori tema. La poesia era iniziata benissimo. Giuro che se leggerò ad alta voce questa poesia davanti a persone sensibili o bambini, non dirò seghe, ma pippe o pugnette, come fanno alla televisione. Io per avere quasi 40 anni ho visto pochissime donne nude vere. Pochissime le ho baciate. Pochissime ci ho fatto all'amore. Le tette, in assoluto, è la mia parte preferita sessuale. Gli occhi, quelle che cambiano le carte in tavola.
pezzo tutto felice. A un certo punto lui entra con la sola. 35 minuti di scale infernali velocissime dove deve mettere alla luce tutto quello che ha imparato in 27 anni di accademia di chitarra moderna. Sweet Pig in Deppe. Dopo 35 minuti di assolo vedi il batterista disidratato e gli urli dal palco: basta! Lo stai uccidendo! Basta! Ma lui nel volume infernale dell'heavy metal vede solo un ragazzino che gli fa: si gasa ancora di più e quell'assolo diventa immortale. L'assolo, il batterista no, viene poi lì soccorso e lo porta al presidio ospedaliero più vicino. Ma al secondo posto della classifica dei chitarristi che odio c'è il chitarrista indie rock. Chitarrista indie rock, a differenza di quelle virtuose heavy metal che ha fatto in 7 anni di accademia di chitarra moderna, lui manco una settimana. C'è stato pure un amico che gli ha detto: ma scusa, ma vieni a casa mia e ti insegno il giro di do. Ma lui gli ha detto già no. Lo vedi vestito fighissimo in quel locale fighissimo a fare quell'accordo fighissimo che fa. Io una pausa. E come fai a riconoscere il chitarrista indie rock? Entri nel locale figo e trovi 7 chitarre, 4 amplificatori, 129 effetti analogici e pedali, e chiedi al gestore: ma quanto cazzo di chitarristi hanno questo qui? E lui ti risponde: uno. Ci presenti, non si sa mai la reincarnazione di Jimmy Hendrix. Ciao, mi chiamo Davide, ma come mai 7 chitarre, 4 amplificatori? E lui ti risponde serio: sai, io ogni brano ho bisogno di un sound diverso. Ti vedi il concerto, ti bevi la birra e il vino, a fine concerto ci ritorni, gli restringi la mano e glielo dici: comunque te ne accorgi solo tu, eh? Ma al primo posto della classifica dei chitarristi che odio c'è il chitarrista che potete trovare ovunque, nel gruppo virtuoso di metal, nel gruppo indie rock, nel gruppo che suona nella cover band, nella trattoria di paese, insomma. Ed è il chitarrista che io definisco il chitarrista parlante. Il chitarrista parlante è quello che deve per forza, perché è proprio una roba più forte di lui, cantare con la bocca tutte le note che fa durante la sola. Vi faccio un esempio pratico. Ma perché stai facendo così? Cioè, vattene dal logopedista, fatti aiutare. Sono tutti come l'anno
saranno questa cazzo di pensione.